Microfono. Buonasera. Siete tutte? Benvenute e ben ritrovate. Mi sentite? Mi vedete? Ciao! Ciao! Sono Roberta De Marchi, sto trasmettendo da Milano. Sono felice di essere qui con voi questa sera e sono qui con i miei amici. Silvio. E Belmelise. Benissimo. Perché senza di loro non saprei come fare. Sicuramente non ci sarebbero questi live. Sì, sì, c'è anche Leonardo. Abbiamo anche Leonardo che si fa sentire. Mi sentite? Tutto a posto? Posso partire? Allora, iniziamo. Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Buonasera. Allora, partiamo con questa nuova stagione. Finalmente siamo partiti con questa nuova stagione autunnale che fi-
fino a ieri si stava benissimo, anche se era il primo giorno d'autunno, qui a Milano c'era un sole pazzesco. Poi è arrivato, è piombato su di noi l'autunno, da un minuto all'altro. Oggi è il primo giorno d'autunno. Il 21, veramente. Oggi è il 22. Sì. Oggi è il 22 ed è proprio un giorno d'autunno perché ha piovuto tutta la notte, portandoci la famosa brezza che finora non c'è mai stata. Il primo progetto che andremo a fare per il nostro autunno è una tovagliettina oppure un runner, dipende un po' da voi, naturalmente con le zucche. Tutto quest'autunno una cosa che non ho mai fatto è dedicare... C'è Leonardo che vede il gatto e impazzisce, ma il gatto non interessa. Ah, il gatto non interessa assolutamente niente. Allora, una cosa che non abbiamo mai fatto è fare delle cose prettamente autunnali. In tutti questi anni non l'abbiamo mai fatto, cioè l'abbiamo fatto qua in negozio, ma poi non nei live, mi sembra, perché siamo partiti sempre subito con il Natale. Quest'anno dedicheremo un bel po' di tempo all'autunno e anche a tutti i libri autunnali. Tantissimi libri li trovate nei link che ha postato Claudio. Mentre questa sera partiremo con un progetto dal nuovo Primitive Quilt del Fall 2020. Il link lo trovate sempre qui da qualche parte. Nella descrizione. Adesso non c'è più la Thelma che legge i messaggi, volevo sapere, io qui il cellulare me lo tolgo. C'è Paola, salutiamo Paola che traduce per noi, per il popolo di lingua ispanica, dall'italiano allo spagnolo. C'è chi dà baciotti a Leonardo, c'è chi fa i saluti, ciao a tutti, non vi vedo da tanto. Siamo tutti tornati a regime. C'è Paola che traduce, traduce. Ci siamo tutti. Quanti siamo questa sera? Siamo a 114. 114, molto bene. Allora, 163 like, dai ragazzi, possiamo fare meglio, dateci quelle like. Soprattutto diamo soddisfazione alla Cinzia Stillitano, che sennò poi entra in diretta e quando vede che ci sono pochi like, si infervora e vi dice dietro di tutto. Io non vedo, quindi non so quanti like mi mettete e se me li mettete, vedono gli altri. Allora, il nostro progetto. Mi sarebbe piaciuto questo della copertina, magari lo faremo arrivata. Più avanti. Ciao, mettete like, dice Cinzia. Ma il progetto di questa sera in realtà è questo qua. Potete fare o un runner facendo tre zucche, potete farvi dei cuscini, delle tovagliettine americane, oppure una tovaglietta o un pannello, poi dipende, una volta fatto il top, in base all'imbottitura che andrete a mettere e a quanto lo farete grande, E dello spazio che avete a casa. E dello spazio che avete a casa, che cosa volete far diventare questo nostro pannellino. Sapete che piace sempre mescolare un po' il patchwork tradizionale con l'appliqué, poi volendo si possono fare anche dei punti di ricamo. Allora, l'idea era carina, poi i colori, così così, quindi io li ho un po' italianizzati. Li ho fatti... No, li hai robertizzati. Li ho robertizzati, esatto. È diverso. Ho robertizzato un po' questi colori che non erano proprio nel mio stile, diciamo così. Ecco, l'ha detto anche a Leonardo. Quindi ho robertizzato i colori. Naturalmente nei link che trovate potete sia acquistare la rivista che il kit che tutto quello, mi sembra, non lo so perché non l'ho fatto io quel lavoro lì. Quindi partiamo alla realizzazione della prima zucca. Incredibile ma vero, sono riuscita già a fare un piccolo campione, così per farvi vedere come si montano poi alcune zucche assieme. Non ci si crede. Ciao alle nuove arrivate, c'è gente che è finalmente in diretta con noi, bene. Eh sì, tutti perché... emozionati anche, abbiamo ripreso. Abbiamo ripreso, ma abbiamo ripreso un po' in sordina, calme, perché di solito ripartiamo con i primi di ottobre. Quest'anno ci siamo portate un po' avanti in modo da tale, come vi dicevo, di poter fare delle cose più autunnali e dedicare un po' di tempo a questo autunno che sarà sicuramente meraviglioso con questi colori. Allora...
tessuti che andremo a utilizzare per fare il nostro lavoro, io questa sera chiaramente non li utilizzerò tutti, ma ve li faccio vedere, sono questi qui. Ho mescolato. Ramona dice, importante che non hai fatto le zucche rose. No, non ho fatto le zucche rosa. Neanche Neanche azzurre, azzurre. no. Neanche colore occhi di Silvio. Neanche color occhi di Silvio ho fatto le zucche. Allora, innanzitutto c'erano questo color teal, che sarebbe un Tiffany un po' carico, io l'ho trasformato in questo bellissimo tessuto di Kim Deal. E quindi già abbiamo paccato i toni di colore, li abbiamo resi un po' più Roberta Style. Al posto del nero, che faceva proprio tanto Halloween, ma a me non sempre mi piace un sacco, perché dopo non lo potete mettere in casa tutto l'anno, oppure per tutto l'autunno se ci mettete del nero color corvo. Allora io l'ho sostituito con un marrone un po' marmorizzato di L'Essien, molto carino, era una collezione dello scorso anno di Yoko Saito. Qui ho mescolato tantissime marche di tessuti in modo tale da farvi vedere che si può utilizzare di tutto mescolandoli in un modo divertente. Per quanto riguarda invece il viola, io ho trovato in negozio una pezza non recentissima di questo tessuto. Mi sposto solo un secondo perché non ricordo La Spagna di Esther che dice che marca è. sono bellissimi i colori. Non ricordo la marca, però aveva le foglioline verdi e il fiorellino un po' petrolio teal, come questo qui, leggermente più turchese. Quindi l'abbinamento, secondo me, era molto grazioso. Per quanto riguarda i tessuti, ho utilizzato un po' di tutto, da Tilda a Kim Deal, Moda Fabrics. Abbiamo usato il batik di fondo. Al posto di mettere un tessuto di fondo color avorio, avevo questo batik. Allora, questi colori sono quelli che ci saranno esattamente dentro nei kit. Avevo questo bellissimo batik che come fondo, secondo me, non era niente male. E andava un po' a smorzare i toni, lo rendeva un lavoro un pochino più caldo. Perché adesso un colore troppo scuro, e qui piccola lezione sui colori, se avessi messo un tessuto troppo scuro, andava ad essere troppo invadente con i colori delle zucche. Poi tenete sempre conto che una cosa è vedere i tessuti pubblicati sulle riviste e il lavoro finito da fotografia di fotografo, e una cosa invece differente è vederli dal vivo. Quindi, siccome molti di questi tessuti io in casa li avevo perché li nominano nella dicitura, dal vivo a me personalmente non piacevano, quindi ho robertizzato il lavoro. Ho riscaldato il fondo del mio lavoro con questa specie di enorme craquelé, un po' guscio d'uovo ma gigante, però vedo o non vedo, che è sul beige con dentro un velo giallino, un velo verde, che mi va proprio a fare da catalizzatore con tutti i colori del mio lavoro. Vedete, ha dentro anche delle sfumature leggermente azzurrate. Io personalmente lo trovo perfetto per questo tipo di lavoro. Chiaramente per altri, diventa un po' complicato da utilizzare, ma in questo caso, vedete, io posso mettere il verde, non so se riuscite a vederlo, il petrolio, posso andare a mettere l'arancione e non mi va a creare un contrasto evidente, ma li unisce tutti assieme, mantenendo però un distacco tra fondo e lavoro. Luciana che dice che ce li ha questo tessuto lì, batik così, non aveva mai pensato di usare come fondo. Nasce come fondo lui, eh. Poi per un po' l'abbiamo utilizzato, poi è rimasto lì perché non è semplice da utilizzare. C'è Cinzia che ha le mani sulla faccia così, giallino, Beh, oggi avevo su un vestitino, voglio dire, nelle storie se si vede, che è di un verde acido pazzesco. Allora, e
In questo top impariamo anche a fare le stelle che si intersecano nel sash, una cosa che finora non vi avevo mai, mi sembra, fatto vedere. Forse sì, l'anno scorso avevamo fatto qualcosa con la stella che si intersecava nel sash, non ricordo. Ormai siamo quasi a 150 video, quindi incomincio a perdere anch'io un po' di colpi. E di solito li facciamo quando facciamo le stelline, mi sembra, signor Silvio, le facciamo con la squadretta di Marty Mitchell, giusto? Invece questa volta ve le faccio fare senza squadretta, così calcolando non verrà. Con la squadretta è tutto più preciso perché gli angoli sono già tagliati delle punte dei triangoli, quindi è calibrata proprio per fare questo lavoro. In questo caso non l'ho voluta utilizzare. È vero, perdo delle vendite, ma voglio quasi pedissequamente seguire il progetto della rivista, anche se farò delle piccole modifiche, perché sapete che mi piace, perché ci sono delle accortezze, secondo me, che si fanno in fase d'opera e poi vi spiegherò quali sono, per semplificare il lavoro e non mettere in difficoltà chi lo sta facendo, perché siamo tutti bravi a pubblicare le foto sulle riviste da lontano e i lavori sembrano sempre bellissimi. Poi li facciamo a casa e incominciamo a tirare di qui, molla di là, diventa un po' più complesso. Dica. Tanti, siamo 132 spettatori in questo momento, arrivano ancora. Buonasera a tutte. Ben Ben arrivate. arrivate. E Vado. c'è un complimento, bellissimo accostamento di colori. Grazie. Sono tutti lì che aspettano la zucca. Allora, intanto ve la faccio vedere la zucca che devo ancora terminare di cucire. Queste sono le due zucche che ho fatto di campione, poi ne faremo una terza e vi faccio vedere come si assemblano. Vedete, questa è la misura della zucca. Se voi a questa zucca che andremo a fare aggiungete il bordo a stella, come riportato, dica. Lara, la nostra Lara, che dice: infatti, conoscendoti un po', la male di oggi mi ha lasciata interdetta. Ma mi hanno regalato sia l'abito che il cappottino di quel colore. Non posso dire chi, perché sicuramente questa nostra cliente non vuole essere citata perché è timida. Ma ho ricevuto un abito e un cappotto bellissimi. Quando li metterò, te li farò vedere perché sono strepitosi. Ed è stato uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto in vita mia. Davvero? No? È stupendo, sono veramente, ero tutta emozionata poi. Comunque, se voi fate la vostra zucca con il bordo, Arrivano anche i complimenti per le zucche. grazie, Che potete fare un cuscino. Ne potete fare quattro e vi fate un centrotavola. Diciamo che montando tutte le zucche così può venirvi fuori una tovaglietta per un tavolo quadrato. Ecco una cosa, se fate la tovaglietta per il tavolo quadrato, essendo questi dei quadrati, ovviamente mi girerete le zucche in modo tale che non siano rivolte tutte nello stesso senso, ma che vadano un po' a raggiera. Se invece volete un pannello da appendere, le potete mettere tutte nello stesso senso. Se deciderete di fare un runner, potete metterle o tutte nello stesso senso, oppure due rivolte su un lato e una rivolta dall'altro. Ne fate quattro, le alternate. Dipende poi quanto grande volete che diventi il vostro runner. E no, qui sono stata chiara. chiarissima, direi, però devo aspettare Ok. la risposta. Per fare la zucca, che di solito si fa strisce, si fa in... Che Ma verso è? sei partita? Devo rallentare? Secondo me per la Paola sì. Intanto dico a tutte, tu bevi l'acqua, è perché non ho mai il timing di entrare. Ok, puoi entrare. Intanto ricordo a tutti quanti che tutti i link dei prodotti visti questa sera sono nella descrizione del video. A chi interessa, ha detto sottovoce. Devi dire qualcosa d'altro? Niente, Maddalena Iscrivetevi. dice che sei stupendamente chiara.
iscrivetevi al canale YouTube così vi arrivano le notifiche. Vi chiedo per favore iscrivetevi a Instagram perché finalmente prima o poi partiranno un sacco di iniziative su Instagram che non riporteremo su Facebook perché c'è più semplice postare di lì. Mi vedrete postare su Facebook, vedete tutti quegli spezzoni spesso fatti così e non un unico video perché sono le stories di Instagram. Se mi seguite di là è tutto più semplice. Non abbiamo il link da postarvi, ma andate su Instagram, digitate Roberta De Marchi. Come parlo questa sera? Già oggi ho fatto un video su Instagram, mi sono messa un filtro, sembravo Bambi. robertademarchi.patchwork e seguitemi su Instagram. Cos'altro vi devo dire? Ah, parentesi, poi parto. Vado piano. Per chi è iscritto al corso della Granny Bag, domani arriva il primo video di prova. Siete più di 170. Mancano ancora 15 iscritti. Io non so più come dirvelo. È vero che noi per fare le cose fatte bene siamo lenti, ma anche voi veramente, eh? Oggi vi abbiamo ricontate tutte, mancano ancora delle persone. Noi purtroppo dobbiamo partire. Non so come fare. Oggi ho ripostato su Facebook e su Instagram i vari moduli per essere iscritti. Ah, non su Instagram, alla fine c'è proprio una parte, non io che parlo perché lì c'è il link per l'iscrizione alla Sue Letter. Più avanti c'è il link per iscriversi al corso delle Granny Bag. Non c'è un termine per iscriversi perché i video non sono in diretta, sono registrati e li potete guardare quando volete. Però mandate l'adesione, se no Claudio non vi può mandare i link per guardare il corso. Dopodiché vi escludo e poi con i gomitoli che avete comperato ci fate la calza. Sono stata chiara? Ok, adesso iniziamo. Ho fatto tutto, tutta la premessa e anche le informazioni di servizio. Allora, dicevo, a differenza delle zucche normali che si fanno per Halloween, che sono imbottite a strisce, in appliqué, questa viene fatta con un semplice rettangolo. Guardate com'è semplice da realizzare e soprattutto divertente da fare, perché ha anche una parte in appliqué, quindi possiamo un pochino giocare. Allora, c'ho un po' di fuffa dappertutto. Questo è il nostro rettangolo. Chiedono le di la dimensione del blocco. Questo mi sembra 10 e mezzo per 10 e mezzo, sì, non volevo confondermi. È 10 e mezzo per 10 e mezzo, più il bordino naturalmente che forma la stellina. Allora, da un semplice rettangolo, aggiungendo i nostri quadrati che poi diventeranno quadrati formati da due triangoli, però con lo scarto, come lo chiamo io, proprio all'americana o all'australiana, perché loro sono abituati a cucire e poi scartare il pezzo. Io invece avrei fatto il nostro triangolino, l'avrei cucito, avrei recuperato il bordo, insomma, un altro genere di lavoro. E per farla venire un po' più bombata, mettiamo due quadratini più piccoli alla base. Le misure sapete che non ve le posso dare perché i progetti sono coperti, cioè le misure dei progetti sono coperte da copyright. Allora, è vero che qui potremmo mettere degli spilli, oppure andando a cucire in questo caso sul disegno che io ho tracciato precedentemente utilizzando, ma come quanto parlo veramente stasera? Ho fatto le diagonali utilizzando il mio righello sia per i quadrati grandi sia per i quadrati piccoli. Queste me le hanno preparate Silvio e la Telma mentre io mi sistemavo. Allora, per far sì Ma che non c'era. sì, ho fatto rivedere come si faceva, perché magari ci sono delle new entry. Ci sono delle new entry? Ci sono delle new entry?
Ragazzi, c'è qualcuno di nuovo, fatevi vedere. Allora, con la colla Accor, no? Con gli spillini, quelli sottili della Boen, io vado, faccio prima ad andare con la colla Accor, ovviamente. Cola, Vado. codice di prodotto 26620. Lo sai a memoria? Veramente? Metto le micro perle in gel di colla Accor, oltre. E ridi perché stai imparando i codici dei prodotti a memoria, la Tenna, cioè è un portento. Vado a mettere, adesso vi spiego, le microperle non sulla diagonale, ma oltre la diagonale, in modo tale che una volta cucita sulla mia diagonale che ho disegnato e tagliato a un quarto di pollice, questa parte resta libera e non incollata. Siamo Elena di nuova. Signorina Da dove ci chiama? Da dove ci chiama? Sì, sembro veramente. Ma io mi drogo dei giorni, eh? Ma che cosa ho bevuto? Non ho neanche mangiato, ho una fame pazzesca. Allora, da dove ci stai guardando, Elena? Buonasera, chi arriva? Anzi, scriveteci da dove ci state guardando tutti quanti, così anche chi guarda sa se c'è qualcuno vicino a lui con cui poi potrà lavorare un giorno. Magari vi incontrate a cucire da qualche parte. Anche Maristella ci guarda di nuova. Ciao Ben arrivate, Maristella, ragazze. ben arrivate. Speriamo che restiate con noi per sempre. Ci piacerebbe tantissimo. Non Ma facciamole Elena da Padova. spaventare. Non facciamole spaventare. Allora, siccome ci Se sono sono qua delle. ancora dopo la Greni, cioè. Allora, per chi non conosce la colla Acorn, è una colla idrosolubile che sostituisce gli spilli, solo che, a differenza delle colle normali che si asciugano con l'aria, lei si attiva con il calore. Quindi io vado a tirare. Non macchia, non sporca, non fa niente. Peccato quando uno poi disegna con il pennarello che va via con il ferro da tiro. Abbiamo anche la Maristella da Padova, c'è Elisabetta da Padova. Padova qua è Stasera spopola. fortissimo. Veramente. Allora, andiamo a cucire lungo la diagonale. Vi ricordo che utilizziamo la lunghezza del punto 2, 2 e mezzo. Cosenza. Cosenza. Udine, due persone. Ciao da Napoli. Vita che non vado a Montebelluna. Firenze, Varese. Mi sta venendo tutta la pelle da vecchia. Non è bello adesso quando uno mi inquadra le mani. Mi viene. Avete presente la pelle delle tartarughe? Uguale. Eppure non sto neanche dimagrendo, sto anche ingrassando. Raffaella di nuova e ci guarda da Salò. Salò. Lo Salò. sai dov'è Salò tu? Lago. Brava. Lago e montagna, cara mia. Cioè, ormai. Abitate in qualche località del Trentino, vicino al lago di Garda, sicuramente la Temelis la conosce. Altri posti d'Italia, purtroppo. C'è Nadia da Civitavecchia. Adesso diciamo a quelle nuove, noi prendiamo sempre in giro la Thelmelis perché ha 12 anni che vive in Italia e non ha mai visto il mare in Italia, perché lei Visto sì, ma non ho mai fatto un bagno. pensa di vivere al centro della Francia, come dico a Silvio, che è come la pianura padana, però senza punti di riferimento perché non hai le Alpi mentre attraversi la Francia andando verso nord e quindi non sai più da che parte guardare.
Lei pensa di essere in un posto così. Le piace avere un punto di riferimento, le montagne e il lago. Vedi, c'è la Chiara che ci guarda da Bartolino, anche lei sul lago. Elisabetta da Genova, Gianna, Maddalena, da Caselle Torinesi. Caselle, dove c'è l'IKEA? No? Dov'è l'IKEA a Torino? Non mi ricordo. Poi c'è Barbara da Rovereto, anche lì conosco Rovereto, Anche giro, io conosco Rovereto, ci sono stata tanto tempo. invece di andare dritto per andare in Alto Adige si va all'Arco di Trento. Sì, anche ad Ala. Ala, vi è presente? Quella strada lì la conosci Sì. tutta, eh sì. Allora, abbiamo cucito lungo la diagonale che avevamo precedentemente disegnato e poi tagliato a un quarto di pollice verso l'esterno, ovviamente, della cucitura. Ora andiamo a stirare. Trac Elisa, e perché mi trac. portano sempre in montagna, tutto qua. Sì, sempre. Monodirezione. Anche la Maria Lisa Avi è da vicino ad Arco. Ah, Maria Lisa, il tuo ordine è partito, eh? Volete lo stato degli ordini e il numero degli articoli, chiedete pure alla Telma che adesso li ha imparati. In questo periodo di lockdown che è venuta ad aiutarci perché abitando qua di fronte non aveva da prendere i mezzi tranne che i piedi E passeggino. e il passeggino è stato di grande aiuto. Questa è la nostra zucca in sostanza. Faccio a fare la parte centrale? Allora, nella rivista è fatta con la carta termoadesiva. Voi potete farla come volete, con la carta termoadesiva oppure con l'appliqué, quello risvoltato con sotto la pelle d'uovo e dopo tutto cucito a mano, oppure con le bacchettine dell'appliqué. Io lo faccio con le bacchettine perché è la cosa più immediata che posso fare in questo momento. Quindi mi sono disegnata la mia parte centrale sulla carta appliqué. E vado a stirarla. Io lo so che tanti lo sanno fare, ma vedete, abbiamo anche de dei nuovi avventori, quindi dobbiamo spiegare bene a Ma tutti. secondo me anche chi lo sa già è sempre bello fare una ripassata. Per esempio, io adesso mi avvicino al tavolo. Impararlo di nuovo. Oggi mi dice: ma per fare la borsa Granny, quanta fodera va dentro? Sempre un metro. Perché non abbiamo ricevuto oggi nessun ordine della borsa Granny. È per la mia, parto dalla fodera, un'altra di quei lavori che non finirà mai. Quindi hai scelto il colore della tua borsa? Che ride. Dopo ti spiego. Vuoi farla con tutti gli avanzi? Però abbiamo lì un sacco di cotone, adesso puoi farla con tutti i colori che No, vuoi. lo so, io ho dato la precedenza per le tue cose, adesso faccio, vedo quello che è avanzato di più. No? Adesso, per chi vuole avere i cotoni della borsa Granny, prossimamente, con calma, una volta partito il corso, faccio delle fotografie con gli abbinamenti e la fodera, in modo tale che uno può scegliere quello, perché tante fodere poi sono finite. Allora, abbiamo tagliato circa a 3 mm dal bordo, più o meno. Avete tutto sporcata la mia penna. Bisogna tenerla pulita. Allora, mi raccomando, quando utilizzate gli attrezzi, poi puliteli, perché sennò restano tutti appiccicosi. Allora, Che bello, la paloma ci è appena arrivata e dice: Silvio, attenzione. Buenas noches, chicas. Paloma, da dove ci scrive? Dalla Spagna? Ciao Immagino di sì, adesso ci dirà Paola. Ah, che spiritosa Cinzia! Mi ha detto che nella borsa Granny devo mettere la mattonella delle best friends. brava, vedi? Oramai ti riconoscono tutti. Oggi è venuto qualcuno in negozio che ha detto: no, ma questo lavoro l'ho fatto bruttissimo. Chi era?
E io ho detto: non ti preoccupare, di che l'ha fatto la Telma? Ah, non mi ricordo, era una signora che non mi ricordo il nome. No, ma questo lavoro Invece mi è Elisa venuto dice male. che piuttosto oggi mi è arrivato tutto e è tutto bellissimo come al solito. Meno male, sono contenta. Abbiate fede, perché se tutti fossimo precisi, a quest'ora saremmo già partiti. Ah, c'è Quindi. anche la Barbara che fa le risatine con la Cinzia dalla mia borsa. Chissà come mai ti fai riconoscere subito da tutti. Nade dice che la sua fodera è stupendissima. Mi dispiace perché qualcuno aveva scelto delle fodere che non ci sono più. Poi oggi ho trovato un pezzo di una fodera che voleva una signora, ma oramai il suo pacchetto era partito e mi dispiace. Nei prossimi giorni posterò perché era una fodera blu con dei fiorellini, che teoricamente era finita, invece ne abbiamo trovato un altro pezzetto. Liliana dice che tutte le fodere che hai abbinato Sì, lo so, però magari uno aveva una preferenza, io cercavo di accontentare un po' tutti, quelli che conoscevo in base al gusto e gli altri un po' a occhio. Allora, una volta che abbiamo rigirato, avete visto, con la colla stick e le bacchettine, ho rigirato i miei 3 mm verso l'interno. Allora, teoricamente adesso dovremmo andare a posizionare al centro il nostro ovale per far sì che diventi una zucca perfetta. Siccome non è che non mi fidi di voi, vero? E della vostra precisione precisissima. Quindi questa la andiamo ad attaccare dopo, perché siccome è giusta giusta misurata, dovrebbe venirvi una volta che l'avete cucita, vedete, a filo così delle cuciture. Ma se non siete precise con il quarto di pollice, rischiate di mangiarmi via un pezzetto della zucca. Dopo io sono costretta a mangiare voi. Quindi, per e la evitare zucca. questa catena e la zucca, e quindi per evitare questa catena un po' da, come si chiama? Cattivella. No, quello che mangiava le persone, come si chiamava? Il conte Ugolino, quello mangiava la testa, quello che dico sempre, ti mangio la testina come il conte Ugolino. Hannibal the Cannibal, esatto. Non vorrei fare il silenzio degli innocenti. Prima cucite la zucca e gli altri pezzi, poi andate ad applicare questo. Così, se anche avete mangiato un pelino di più del quarto di pollice, potete giocarvelo. Dite che poi non sono gentile. Abbiamo anche una Liliana dal Cervia. Oh, un sacco di signore. Allora, qui abbiamo i ricciolini. Esatto, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, che andranno messi qua. E anche avevo il picciuolo della zucca, ora non ce l'ho più. Dice con un buon Chianti. Eccolo. Ah, sì. Allora, anche qui. Adesso faccio il mio picciuolo. La Paloma abita a Alcalá de Henares, vicino a Madrid. Come sono messi in Spagna? Silvio è il nostro bollettino dei contagi nel mondo. Tutti i giorni ci dice quanti contagiati ci sono. Come è messa la Spagna con i contagiati? Non tanto bene. Peggio della Francia? Situazione molto similare. Veramente? Insomma, qui se non la smettete tutti, non possiamo più viaggiare e andare in giro per il mondo. Adesso poi ci sono i negazionisti, si chiamano? Quelli che pensano che il Covid non ci sia. Poi ci sono, ultimamente c'è tutta questa massa di gente in giro, quelli che partono pensando che la Terra sia piatta e scoprono che magari non. Novax, Eh? quello che non vogliono i vaccini, che la terra è piatta. Come quando guardo i telefilm e poi dico al signor Silvio, ma qua è un mondo di matti. La Luciana dice male, poveri, e la Paola ci dice abbastanza peggio di voi. Veramente? Non lo sapevo io. Tanti spagnoli sono sintomatici.
non trovavo il pezzo, scusate. Abbiamo una striscia che abbiamo fatto. Ah, visto che in Israele avevano fatto il secondo lockdown. Ma in Francia in questi giorni, da ieri, ci sono le zone rosse chiuse. Anche? Non so, perché per chi viene da Parigi deve essere... Per chi viene da Parigi deve fare il tampone. La striscia che va sopra è della stessa grandezza della zucca. E qui cosa faccio? Vado a piegarla a metà. E vado ad incollare. Allora, in questo caso, siccome lo faccio subito, non andrò a utilizzare la colla della Roxana, andrò a mettermi un pochino di colla stick. Se invece voi pensate di preparare il lavoro adesso e farlo per il Natale dell'anno prossimo, o fra 2 o 3 anni, come fanno molte signore, e poi mi dicono, ma 2 o 3 anni fa ho comprato qui da te un pezzettino di tessuto, ce l'hai ancora? Speriamo di no. Ma come speriamo di no? No, teniamo qui 25 anni, i tessuti già, per far girare il magazzino ci vuole del tempo. Ma era rigirato quel pezzo che è? L'ho rigirato adesso, in seduta stante, sono più veloce della luce. Ora andiamo a cucire. Allora, teoricamente adesso io dovrei fare tutto il punto invisibile con la macchina per cucire qui attorno e poi andarlo a cucire. Ma siccome non mi va di sfilare e impilare la macchina perché sono pigra e dopo devo anche cucire questo, prima lo cucio così e dopo faccio tutto il punto invisibile, che tanto non muore nessuno. Poi dirà che ha fatto la tela. Poi dico che ha fatto la telma, esattamente, ma tanto sanno che la telma, oramai lo sanno tutti, che non fa niente, quindi sanno che quando vedono le brutture le ho fatte io. Metto al posto degli spilli le microperle di colla Acorn, vado a posizionare il mio lavoro, vado a stirarlo e successivamente a cucirlo. Certo, perché dici dalla Spagna che è uno di questi come me, compra la roba e finisci dopo anni e anni. Allora, la roba che si finisce dopo anni e anni, anche io ho accumulato tra i viaggi in Giappone, i viaggi negli Stati Uniti e tutto il resto, ho accumulato una quantità di roba indecente. UFO Day. L'UFO Day facciamo, sì. Adesso appena, ma hanno detto che il Covid, forse riusciremo a superare, a stare un pochino più tranquilli, ha detto il signor Silvio, dal Natale del 2021. Io in questi giorni vedevo i supermercati negli Stati Uniti di Halloween e a me mancava andare a fare la spesa negli Stati Uniti ad Halloween. E voi direte, ma sei nel paese più bello del mondo? Sì, ma ci sono tanti altri paesi che hanno delle caratteristiche comunque belle di supermercati. Una cosa che mi piace di Parigi è che ha pochissimi supermercati, vedete? Poi ognuno va in posti del mondo che hanno caratteristiche completamente differenti, ma ugualmente belle. Vai a Parigi e trovi un fiorista ogni 50 metri, trovi l'ortolano ogni 50 metri. Qui per trovare un fiorista o un ortolano, una merceria ad esempio, diciamo un nome a caso, che in tutto il quartiere qui non c'è una merceria, a parte noi ci sono le signore disperate, ma... Ora vorrei spezzare però veramente una lancia a favore di alcuni miei colleghi, perché tante volte, adesso questo è il momento pippone come al solito, no? Vengono qui le signore e mi dicono, ma vado nella merceria vicino a casa, vado nel negozio, ma non ci sono tanti tessuti così. E io dico, certo, un investimento così è più unico che raro. Ma questo non perché sono io Roberta De Marchio o il signor Silvio, che siamo la Steam Italia, perché questa è la nostra attività. Chi ha una piccola merceria e vive in una piccola realtà difficilmente potrà comprare migliaia di pezzi di tessuto e farle girare. Già è difficile per noi farle girare, quindi cercate di essere comprensivi con i negozi e le mercerie che avete vicino a casa, perché non è semplice far girare il magazzino e comprare delle cose nuove. Anche per chi comunque ne vende. Cioè, tanti di questi tessuti io non li ho comprati ieri mattina. Sì, tanti sì, quelli di Kim Deal li ho comprati l'altro giorno, quelli di Tilda sono nuovi, ma tante volte nei kit non si mette dentro la fufa. Io cerco sempre gli abbinamenti migliori. A volte pensate che non voglio mettere dentro i tessuti per non venderli quelli vecchi, ma questa
È una mia malattia. Non compri la collezione, compri quel tipo di. Ah sì, e io non compro la collezione intera, ma compro sempre solo quello che mi piace, perché prima venivano dei rappresentanti da noi che ora non vengono più, non staremo sulle palle, no? Si dice le parolacce. E ah, guarda, c'è questa collezione nuova. Io vorrei fare dei corsi solo per i negozianti, quelli tranquilli e non quelli che so tutto io, perché a volte si comprano delle collezioni intere. Ma la collezione intera per noi negozianti nell'80% dei casi è invendibile tutta. Quindi dopo devi fare i salti mortali per mettere dentro i pezzi di tessuto che non hai venduto. Allora, compriamo. Poi ogni negoziante ha la sua realtà, quindi sa che cosa vende di più nel suo negozio rispetto ad altri, perché ci sono negozi che vendono tantissimo giallo, cosa che qui in questo negozio non si vende. Quello per colpa mia. Quindi dicevo, quando venite qui e mi dite nel negozio vicino a casa mia non ci sono tanti tessuti, io lo capisco perché il tessuto costa per voi comprarlo, ma costa anche per noi comprarlo e poi noi ne compriamo pezze, pezze, pezze. Quindi portate pazienza con i poveri negozianti che avete vicino a casa, che in questo momento sono un attimino magari in sofferenza, più del solito. Che dice, sì, è vero, le metterie stanno sparendo, Assolutamente. l'umidità difficile, sempre di più, dice la Silvia. Allora, perché spariscono le piccole realtà, i piccoli negozi? Perché l'Italia non è come gli altri stati in cui le tasse sono altissime e non sto adesso qui a farvi veramente il pippone sullo Stato italiano e sulle tasse e tutto il resto, perché non mi sembra il caso, ma ci sono stati anche europei dove invece i negozi, dove ci sono tantissimi negozi e meno supermercati, perché Grazie. o centri commerciali. Questa è la mia pancia, scusate, se sentite il rumore, avevo fame e hai sentito? E di conseguenza vengono magari agevolati o incrementati. Questo non lo so, in Italia purtroppo no, quindi le piccole realtà sono, anche quelle storiche, anche qui a Milano, sono destinate a scomparire. Questo è un pur parler. E il mio papà dice, ma Robertina, da qualche parte la zucca è già diventata una zucca. Ho fatto il picciuolo. Adesso vado. Solo così è già una zucca. Adesso vado a mettere questo, che teoricamente dovrebbe essere ad un quarto di pollice, però dai, fatemelo attaccare adesso. Faccio prima questi tre velocemente, le tre foglioline, i tre riccioli. Mio papà ogni tanto mi dice, ma dove sbagli? E io dico sempre, papà, guarda, non è che sbaglio, è che se incassi tanto o se incassi poco, comunque non ce la puoi fare. A me dispiace perché tanta gente è nella medesima situazione, cioè non è semplice, eh. E non è una questione a volte sì di bravura, di non bravura, di dedicarsi, a volte purtroppo non ci si può fare niente. Uno si dedica tanto, ma è sempre difficile. Però non preoccupatevi, a me le idee non mi mancano, ne ho fino a mai. La Thelma sta dicendo da dietro, la voce quella fuori campo. In troppo, perché io ho sempre un sacco di idee pazzesche. Angela che dice che è d'accordo e tante grazie. La Giustina dice che è bella. Bianca Ametista dice che che adora le zucche e tutto quello che riguarda Halloween. Allora, poi vi posterò su Instagram il link di una mia amica che vive nel New Jersey e in questi giorni stava proprio postando le foto dei supermercati presi d'assalto per Halloween. Calcolate che noi di solito andiamo l'ultima settimana di ottobre a cavallo con la prima di novembre, proprio in prossimità della festa di Halloween. E quasi tutti gli anni perché andiamo ad una fiera che quest'anno per la prima volta in assoluto non c'è.
invece, e troviamo, sì, sicuramente c'è la razzia, ma anche l'anno scorso c'erano ancora tutti i vestiti, tutte le cose da mangiare proprio il giorno prima di Halloween. In questi giorni da Target, che è un supermercato americano che magari alcuni conoscono, gli scaffali erano già vuoti e manca tantissimo. Cioè, Ma loro sentono tanto questa. il Covid? No, l'Halloween, no, No, ma di però. solito noi arriviamo e c'è ancora la roba sugli scaffali in una quantità smodata. Adesso gli scaffali in questi giorni sono già deserti e siamo solo al 20 di Ma settembre. hanno anche problemi di produzione, tutto, cioè Probabilmente sì, tutto il ciclo però è economico. pazzesco vedere queste cose. Anche perché anche loro Non sono messi dovranno fare, benissimo. dovrà restare davanti a casa loro a fare l'Halloween. Sicuramente non potranno fare le feste che fanno di solito, No, direi di no. no? Oh, c'è Nilci, Nilci che dice che era sfuggita la diretta. Scusate il ritardo, ma ero tutta presa a fare le best friend. Il Brava. mio primo paper piecing. Spero che quando le vedrai sarai molto clemente. Un saluto a tutti. Allora, a proposito di Brava! paper piecing, avremmo dovuto fare un cartamodello molto carino adesso per Natale, pensavo di farlo, che era di una collega, ma invece le cose non sono andate secondo i programmi. E allora, un progetto che avrei voluto fare, sono avanti coi progetti io, che avrei voluto fare nella primavera prossima, lo faremo, inizierò a farlo adesso per Natale, una cosa alla settimana. E sarà paper piecing e vedrete che spettacolo verrà fuori. Certo, non a tutti può piacere il paper piecing, ma a chi piacerà troverà grandissima soddisfazione. Luciana dice che si ricorda del tuo filmato dell'anno scorso. Ma sì, mi manca tantissimo. Mi manca tanto viaggiare, pur andando via tutti i weekend a recuperare tutta la roba, ma non è la stessa cosa, cioè viaggiare senza la libertà è difficile, La Silvia dice che a lei invece Halloween non l'ha mai fatto impazzire, però le piacciono le zucche. Sì, io non è che festeggio Halloween, però le zucche mi piacciono un sacco. Difatti, non vedo l'ora di farmi la vellutata di zucca con i crostini e il bacon croccante. Adesso tutta l'acquolina, io non ho mangiato. Tu hai fatto la pasta asciutta? No, non c'è la piadina. Ah, come mai la piadina di sera? Solito quando sono la diretta facciamo qualcosa Veloce. di Mangio la piadina di sera, poi bevo tantissimo. prima, perché mangi col crudo? No, cotto in mozzarella, ma non una piadina non è che mi piace tanto. A me solo quella fatta al momento. Questa qui dei sacchettini non. Uno che odia il paper piecing. Chi è che La odia il paper Lili piecing? Ambrosino dice: io odio il paper piecing, tutta la stoffa rovinata. Quello anche a me dà fastidio. Però dai, si possono fare dei lavori bellissimi. Guardiamo il lato positivo. Pensa sempre al lato positivo delle cose. Perché Buona sennò. la vellutata di zucca, dice Silvia, anche Luciana. A me piace tantissimo. E poi prendo il bacon, La quello Cinzia, affumicato, e lo faccio saltare in padella finché diventa croccante, croccante, e poi lo metto sopra. Però magari gli togliete l'unto che scende dal bacon, cioè che esce mentre lo fate saltare. Cinzia dice risotto di zucca e mantecato al gorgonzola. Risotto di zucca, anche quello mi piace. Cavoli! Anche i tortelli di zucca, buonissimi. Però i tortelli di zucca mi piacciono. La Marilena l'ha già fatta la vellutata. Con la pasta sottile, io sono un po' noiosa per i tortelli. A me piacciono quelli con la pasta fina. Quelli con la pasta grossa, non è che mi piacciono tanto. Ann dice dalla Spagna che le gusta molto il paper piecing. Bene, fra poco vedrete che ho già preso tantissimi libri per fare questo progetto. Vedrete che bel lavorettino faremo. La Silvia dice che anche le zucche decorative le piacciono.
Sì. La zucca è carina. Adesso poi ci sono in giro in commercio tutte quelle zucche bianche che una volta non si trovavano in realtà. Adesso per fare un po' la casa più chic, le hanno fatte saltare fuori e sono molto carine, secondo me. Quasi finito, eh? Nel frattempo chiacchieravo, ma ho lavorato perché questi non siamo riusciti a farli in tempo. Cioè, mi ha aiutato il signor Silvio a farli. Non mi sono Risotto tanto 3Z. piaciuti. 3Z, Risotto, dice. Zucca, Zola e Zenzero. zenzero, no, con il coso. Zucca, Zola e. Ah, zucca, zucchini e zafferano. Ah, zucca, zucchine e zafferano. Una bontà, dice Luciano. Io farei una prova con Anche Silvia ha detto zenzero. la zucca, lo zafferano e lo zola. Facciamo delle prove e poi testiamo. Infatti, con questa amica che ho che vive nel New Jersey, lei fa spesso delle dirette Italia, Stati Uniti e cucinano in due la stessa cosa. E me l'aveva proposto anche a me. Vedremo prossimamente cosa riuscirò a fare. Però le dirette sono solo su Instagram, chiaramente. Live, Per quello cercavo di il portarvi di là, live. perché di là ci saranno tantissime novità. Anzi, a proposito di novità su Instagram, vi ricordate prima dell'estate, vi parlavo di un live fatto con una dottoressa che fa l'agopuntura. Sarà il 1° di ottobre su Instagram alle 9 di sera, quindi alle ore 21. Il 1° di ottobre, che dovrebbe essere mercoledì, ci sarà questa diretta, questo live a due, in cui potrete fare tutte le domande che vorrete alla dottoressa Casaletti, riguardo l'agopuntura. Lei è specializzata nell'agopuntura femminile, però può essere utile a tanti, sia per donne giovani che per donne meno giovani. Sì? Ametista che dice che lei da vegana al posto del bacon, nella vellutata mette i semi di zucca tostati. Ah, anche quelle mi piacciono perché a me la vellutata piace, ma deve aver dentro poi qualcosa che mi dia un po' di soddisfazione. Ecco, io non sono tanto vegana, sono più. Angela fa Così. Anche i complimenti per il progetto che stai realizzando. a me mi sono venute un po' di puntine perché cerco di andare veloce per non perdere tempo. Luciana Zola è il gorgonzola, il diminutivo. Lo sa anche la tema che è brasiliana. Allora. Ce ne voleva uno a testa in su. Aspetta. Chiedevo, ma per le best friends poi ci farai fare anche delle mattonelle per il bordo? Adoro le zucche, buone, dice Cosa Sara. vuol dire per le best friends delle mattonelle per il bordo? Perché le best friends fa parte di un quilt, quello fatto un'oretta Esattamente, a casa, giusto? sì, le best friend, ecco, vedete? Vengono confezionate così le zucche, con i ricciolini. Una volta che le abbiamo realizzate, aspettate, andiamo ad incollarli. E andiamo a cucirli con il punto invisibile a macchina. Adesso io per fare prima ve li punto solamente, perché l'avete visto tantissime volte il punto invisibile. E Alla vi fine faccio dici vedere la un stellina. ricciolo così no, non riuscirò mai a realizzarlo. Su, dai. Ce l'ha fatta anche il signor Silvio prima che mi ha aiutato mentre io mi preparavo. Ce la potete fare anche voi. Oh, Zelini che dice che il cane ha l'artrosi, hanno consigliato pure l'agopuntura per lui. Vedi? L'agopuntura serve a tantissime cose. Io ho iniziato a farla, ma
15 anni fa, mi sembra. 20 anni fa. Boh. Dicono anche lo speck croccante sulla velutata. Sì, sì, lo speck, il bacon, insomma, una di queste cose un po' affumicate che resta un po' dura e che... I ciccioli no. I ciccioli. Ma tu li mangi? Io non li mangio i ciccioli. Ah, ma sono morendo. I ciccioli, ma è tutto grasso. È buonissimo, mamma mia. Ma come li hai scoperti i ciccioli, scusa? Perché secondo te in Brasile non ci sono? Ah, sì? È torreso. I ciccioli. Io sono cresciuta a base di ciccioli. Ah, Leonardo, il primo mese di gravidanza che era in Brasile, io mangiavo un ciccioli tutte le mattine a colazione. Mangiava i ciccioli a colazione. Ecco la nostra zucca. Perché voi mangiate solo dolci? Io non mangio solo i dolci. A colazione? No, non necessariamente. Adesso vi faccio vedere come si monta il bordo con la stellina. Vedete, questo bordo, che poi avrà quell'altro a fianco e quello così, diventerà una stellina al centro. Vedete le puntine? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno della nostra striscia, che si parte da un rettangolo. Adesso sposto un attimo qua, dimmi. La live la lascerai salvata dopo, vero? Perché c'è Silvia che dice che purtroppo mercoledì non può... La live purtroppo resta salvata per 24 ore. No? Si può salvare? Ah, ok, allora resta salvata, sì. Noi salverà sempre su Instagram dove ci sono le evidenze. Sì, sì. Sì, sì. È che gli altri le salvano per 24 ore, allora pensavo anche io che si salvasse solo per 20, non lo so, non ho idea. Comunque di solito si salva, dura di solito la live meno di un'ora per poterla salvare, quindi 5 minuti prima della fine dell'ora si blocca e si salva. E sarà interessantissimo parlare con la dottoressa Casaletti, perché si occupa sia delle donne di una certa età, quindi con i dolori, la menopausa e tutto il resto, e anche di quelle più giovani che invece hanno una vita davanti e vogliono fare un sacco di cose. Ma si parlerà anche di granny, dato che la fa anche lei? Anche la mia dottoressa fa la granny bag e sta in ansia. Anche prima mi ha detto, ha scritto un messaggio su Instagram, io non riesco a iscrivermi, e stava preoccupata invece. Perché siccome oggi vi ho un po' minacciato con questa storia del se non vi iscrivete noi non possiamo mandarvi il link, e allora finalmente vi siete attivate come la colla Acorn, esatto. Allora, qui ho dei quadratini più piccoli, la stessa cosa che abbiamo fatto per la zucca. Ne ho di marroni, che vanno a sostituire la parte nera che a me non piaceva, e di chiari, che fanno sempre parte del nostro fondo. Ho bisogno di due rettangolini di questo bellissimo tessuto, cioè ha un colore stupendo secondo me. Vado a mettere la colla dalla parte dove c'è la nostra diagonale, però verso l'esterno, come abbiamo fatto prima. E anche qui la vado a mettere dove ho il mio quadratino marrone. E vado a stirare così da poter attivare la colla. Vado a disegnare le mie diagonali perché con il ferro da stiro se ne sono andate. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché adesso inizieranno alcune live con altre persone e saranno interessanti da seguire, anche perché con la dottoressa Casaletti ad esempio non ne faremo solo una, poi man mano gli argomenti si incrementeranno, li approfondiremo un attimino.
Perché questo? Cosa c'entra col patchwork? Non c'entra niente, è solo che abbiamo una community prettamente femminile e lei non cuce tranne i punti, come dice lei, però comunque lei è una donna che fa uncinetto, anzi deve imparare, ed è affascinata da questo mondo e quindi si mette a disposizione di altre donne per dare dei consigli, dei suggerimenti e per rispondere alle vostre domande. Solo questo, perché siamo tutte, quasi tutte donne e quindi può essere utile avere qualcuno che magari ci può parlare di altro. Chiamerà non solo Patchwork. Infatti pensavo di cambiare il nome della pagina Instagram, Roberta De Marchi, punto non solo Patchwork, però è troppo lungo, anche perché adesso magari facciamo il ricamo, l'uncinetto, facciamo altre cose, quindi. Però alla fine è stato divertente partire con voi con la granny e non con il cucito, perché vedo ogni tanto tutte le mie colleghe che magari si scapicollano in questo periodo per far partire i nuovi progetti patchwork e noi siamo partiti alla grande facendo l'uncinetto. È stato comunque divertente. E poi ho incontrato in questo gruppo tante persone che non avevano mai fatto niente con me perché non cucivano, ma stanno fare l'uncinetto, quindi è stato carino. E da domani dovrebbe partire la grande. Allora, una volta che ho cucito sulla diagonale, come al solito, vado a rifilare a un quarto di pollice dalla cucitura. Ricordatevi di tenere sempre il tavolo bello pulito in ordine. Prima della diretta, quando mi mancano le ultime cose, viene ad aiutarmi magari il signor Silvio mentre sta arrivando la telma. La prima cosa che gli dico è: mi raccomando, tienimi il tavolo in ordine, perché è un attimo che si fa un sacco di confusione, un sacco di spazzatura. Allora, questi li possiamo stirare o all'interno o all'esterno, è del tutto indifferente, vedete? Non possiamo cucirli di seguito, cioè questo e questo, perché ho bisogno prima di stirare e poi di andare ad attaccare l'altro quadrato. Allora, avrei un'altra cosa da dirvi prima che ci sia il fuggi fuggi, forse dovevo dirla all'inizio. Giovedì 24 settembre, a parte, è il mio compleanno. E come per la festa del negozio, ho pensato che anche per la festa del mio compleanno ci saranno un sacco di iniziative, regali, sconti. Perché così sono io che faccio un regalo a voi, che mi seguite sempre e che magari durante queste feste potete acquistare qualche cosa, magari pagandolo un pochettino meno. Quindi tenete d'occhio le newsletter e soprattutto iscrivetevi alla newsletter del negozio, perché vi arriverà sicuramente una grandissima offerta. Allora, per le appassionate, adesso vi faccio uno spoiler, come dice la Telma, per le appassionate di Big Shot, vero signor Silvio? Ci saranno dei grandissimissimissimi sconti sulle fustelle. Telma, te non ti servono, non ti preoccupare. Ma sai che è così bella tutta quella carta colorata così, Ma e non ce l'hai la le Big Shot tu? accorpie, ancora no. Ma non ti serve. C'è qua, ce ne abbiamo due, tre, Non c'è quattro. spazio. Non c'è spazio a casa, manca solo la Big Shot. Poi ti dobbiamo tenere qui Leonardo per mettere a casa la Big Shot. Magari quella grande, la Pro. Sì, la Pro. Quindi, per farvi un piccolo spoiler, ci saranno un sacco di sconti e iniziative, come abbiamo fatto per la festa del negozio, anche per la mia festa. Seguiteci perché Tua festa. sì, la mia festa.
E quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci perché troverete sicuramente delle cose molto interessanti. È piccolo. Ho quasi terminato, eh? Quanti siamo? 126. Non so, il signor Silvio ha visto un... E anche in questo caso adesso andiamo a cucire sulla diagonale e praticamente il nostro rettangolo diventa una sorta di freccia, diciamo così. Con la Big Shot. La Big Shot, Paola. Ah, brava, la Paola ha già detto di tutto. Di tutto, puoi fustellare il tessuto, puoi fustellare la carta, per fare dei bigliettini, per sì. Fare delle... Ci sono delle fustelle anche solo per il patchwork, per i blocchi del patchwork. Infatti io prima dei saldi, l'altro giorno che sistemavamo delle cose con Eleonora, mi sono nascosta, lo sai Silvio, delle fustelle. Abbiamo fatto uno scatoloncino solo. Sì, abbiamo fatto uno scatoloncino solo per me. Perché abbiamo detto magari poi ne vendiamo tantissime e allora è meglio che me le metto via. Io naturalmente ho messo via le fustelle del patchwork, che sono quelle che magari quelle con le curve, quelle con i cerchi, che sono quelle più faticose da fare, e quindi me le sono già nascoste. Per me è una novità questa del patchwork. Sì, ci sono delle belle fustelle per tagliare, se devi tagliare tanti quadrati o tanti rettangoli, tanti triangoli, tanti, tantissimi esagoni, ci sono le fustelline. Ah, eh? Tu ci fai tagliare tutto a mano. Come i cerchi, come le palline per fare la plié. Mancava, mi sembra, Silvio, una fustella di esagoni. Del feltro o della balsa e anche la lata. Sì, la lata, oppure come si chiama quella cosa un po' gommosina? La crepa, 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 creta. Crepla. Crepla. E perché in Brasile si dice EVA, IVA. Quel materiale? Sì. IVA. Eva, Eva. Però diciamo che EVA. Non sapevo. In Brasile, qua non so che crepola, crepa, non so così. Poi adesso c'è una nuova, anche ho visto nei tutorial di artigianato, che c'è una simile, non so cosa. Vedi, la Luciana dice gomma EVA. Gomma la Luciana Eva. È avanti come me. Quadrato, lo vado ad accoppiare, chiaramente, il colore del fondo al mio rettangolo, gomma Eva, non conoscevo, tu conoscevi Silvio? La crepa. Vendiamo le Big Shot, ma questo non la chiamiamo più crepa, però non, la gomma crepla non la vendiamo. Tecnica, ma le fustelle della Big Shot possono usarsi con la macchina Acquit? Sì, mentre le fustelle della Acquit non si possono usare sulla Big Shot. No. No, al contrario? Si possono ancora comprare le fustelle della Quickwit, sì. Non si possono, le fustelle della Big Shot non si possono usare sulla Quickwit. Quelle della Quickwit si possono usare tramite spessori, si possono usare sulla Big Shot. Veramente? Pensavo il contrario, non so perché io la Quickwit non ce l'ho. Solo per questo, perché la Quickwit ha poche fustelle, non può neanche utilizzarle le altre. Poco, diciamo, vantaggioso.
E perché l'hanno fatta se gli hanno fatto poche costelle? Diciamo più legata un po' a qui, non lo so, però è limitato il mercato. Quindi per le appassionate di fustelle, attenzione a giovedì, che sicuramente troverete delle cose con degli sconti molto interessanti. E poi ci saranno gli sconti sui tessuti, insomma, adesso non è che posso svelarvi tutto, se no iscrivetevi alla newsletter così poi... C'è altra, la maglia ancora ci completa, si può dire gomma Eva, crepla o foamy? Ah, foamy, sì. Allora, serve anche per l'embossing? Per l'embossing, yes. Ah, guarda, qui attacco direttamente questo, così si vede che si forma la stellina. Perché il centro della stellina, questa stellina della notte, è di questo colorino qui, non è marrone. Guardate che tenera che è. Adesso io qui vi ho fatto un po' un riassunto, in realtà non si monta proprio così, adesso vi spiego, eh. Aspettate un attimino che arrivo. Allora, voi fate tutte le vostre zucchine, fate tutte, aspettate, faccio spazio. Fate tutte le vostre piccole zucche, un po' di ordine, che qui mi sembra di avere la fiera degli obei obei. Là. Cambio tutto qui. Che belle le zucche! Vedete la stellina adesso? Guardate che carina. Vedete che salta fuori? E qui c'è questa qua, a cui manca il bordo sotto, chiaramente. Perché? Oh, che bei colori robertizzati! Hai visto? Mi manca un marito, un ricciolino. Comunque, quando andate a montare, questo è per chi non lo sa, poi chi lo sa di già non ha bisogno delle mie spiegazioni, certo. Ma però anche così un po' simmetrica, sai che a me la roba simmetrica piace. A me non tanto. Sei troppo pignola. Deve avere la mente un po' aperta, Roberta. Quello che dico io ai clienti, mi stai dicendo le stesse. Non è tutto uguale. Perfetta. Certo. Ognuno ha la sua peculiarità. Brava. Allora, voi andrete ad attaccare i vostri bordi sopra e sotto. Magari l'ha fatto Leonardo prima, ha tirato il ricciolo di zucca. Della zucca, esatto. Andate ad attaccare i vostri bordi sopra e sotto a tutti i blocchi delle zucche. Poi andrete a fare delle strisce così lunghissime che andranno poi a unire tutti i vostri pannelli. Quindi zucca striscia, zucca striscia, zucca striscia, zucca striscia, zucca striscia, zucca striscia e poi o in orizzontale o in verticale andrete a completare il vostro pannello. Guarda che bel colore, dopo lo guardo nel video perché così non riesco a vederlo, però dal vivo questo qui rende benissimo perché non è questo color tavanata qui come diceva mia nonna, è carino. E poi con questo colore mi sembra proprio questo mi piaceva il disegno perché risultava divertente, ma così è proprio autunnale. Poi avevamo è detto autunnale chic. È autunnale chic. Se fate il runner, abbiamo detto ne metteremo una così, una così, una così e li giriamo.
vogliamo fare la tovaglia, gireremo le zucche, quindi una così, una su questo lato, queste le giriamo, insomma, poi dopo lì decidete voi come giocare. Però a me piace tantissimo con questi colori e anche questa stellina così scura in mezzo, io la trovo molto bella. Dovrei vedere, vi ricordate che vi insegno sempre a guardare le cose con il cellulare o con la lente di ingrandimento? Per vedere se risalta e come sta. E E mi come sta? piace, sta bene. E con queste luci mi smorza un po' il colore, che invece dal vivo è un pochino più brillante il cellulare, me lo ingrigisce un po', però non è male. Poi, ecco, la metto lì uguale, perché poi ne posso fare 4. Avevo i miei rettangolini, non ce li ho più. Dove sono i rettangolini? Manca Cenerentola, bellissimo. Manca Ed è Cenerentola molto con la bello, zucca. Sì. brava Roberta. Grazie. Era sulla rivista, mica l'ho inventato io, eh. Però mi piace l'abbinamento dei colori. E poi il fondo così rende benissimo. Sono proprio contenta del mio fondo. Anche questo tessuto di Tilda un po' che la rende un po' vintage. Bene, non so che ore sono. 22:46. Ah, è tardissimo, cavoli, mi sembrava di aver fatto in fretta questa sera. No. Finito il lavoro. Finita la serata, spero che questo lavorino vi sia piaciuta. Grazie per le chiacchiere. Allora, vi ricordo gli appuntamenti. Seguitemi su Instagram, in primis, perché ci saranno i live. Dimmi. A chi è nuovo, che ancora non è iscritto sul canale, fatelo. Iscrivetevi, Iscrivetevi attivate, iscrivetevi, con la i davanti. iscrivetevi, Iscrivetevi. attivate il campanellino per ricevere tutte le notifiche, che così qualsiasi cosa viene caricato sul canale ricevete, così come quando andiamo in diretta Come sta avete anche la parlando stasera? notifica. E vabbè, sto zitta. Oh no! Ciao! E poi lezioni di italiano per brasiliani dalla prossima settimana. Campanellino con due N. Campanellino con due L, non con due N. Pure per gli italiani abbiamo Beh, bisogno delle precisioni. ragazzi, vedete perché parlo così male? Cioè, chi mi insegna, insegna anche No, male. guarda, è l'altro Roberto che ti insegna male, Ciccina, non io. E bene. Ricordiamo che domani partirà la prima lezione di prova della Grene, quindi Iscrivetevi iscrivetevi al sul corso, vi modulo. prego, perché sennò dopo Claudio diventa matto. Iscrivetevi sul modulo e domani aspettate qualcosa, Perché appunto. io già da questi 170 mi aspetto che non siete iscritti al canale YouTube, ma che avete messo dentro la vostra mail così, la mail del vicino, del marito, della sorella, che non c'entrano niente con il canale YouTube, ma Grazie vedremo sempre per domani. regalarci il tuo tempo. Buenas noches. Grazie a voi, buona serata, Buenas noches, iscrivetevi al Paola. canale YouTube, se avete bisogno telefonate e chiamate. Per le iscrizioni alla Granny non scrivete a me, chiamate domani mattina in negozio direttamente Claudio. Avete problemi col Sì, modulo? perché tanti vedo che mi stavano scrivendo prima, non so se mi sono iscritta correttamente, io non posso guardarlo, lo può guardare solo Claudio, è un altro lavoro che non voglio Se non avete imparare ricevuto niente finora, è giusto così. a fare. È da domani che partono tutte le danze. Quindi state tranquille. Avete fatto il modulo? Bene, domani ricevete le prime istruzioni. È diventata Giusto? cattiva come me, avete No, non visto? è perché è così. Questa è sopravvivenza la nostra. Allora, vi aspetto su YouTube così potete guardare i live o dal vivo oppure salvati. Ciao! Buonanotte, grazie per essere state con noi, ma prima di chiudere, come al solito, diciamo la nostra famosa parola magica. Cucite, 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 cucite! Grazie.